insieme a voi. Corro il desiderio, corro insieme a voi, contemporaneo. Sogno con voi, un po' dei vostri raggiungibili sogni. Buonasera, benvenuti a Fuoricampo. Come ampiamente annunciato, ospite principale della trasmissione di questa sera è il neopresidente, sono due i neopresidenti del Nuovo Perugia, Gianni Moneti, l'altro Massimiliano Santopadre è a Roma. Vogliamo chiarire subito questo aspetto, presidente? Eccoci, seconda parte di Fuoricampo, tocca a Luca Chiavini. Intanto dalla regia mi confermano che non abbiamo più quella grafica che non sarebbe piaciuta, abbiamo scherzato durante la pubblicità a Luca Chiavini che reclamava il fatto che avessimo fatto in tasca ad altri, ma intanto grosso modo i conti sono quelli, ma non è importante, ci dirà poi i budget che vorranno investire nel prossimo campionato Gianni Moneti insieme con Santopadre. Allora, cosa ci dici di più rispetto a quanto non abbiamo già detto, Luca Chiavini? Allora, vorrei articolare il mio ragionamento, se fosse possibile. Sei libero. Distinguendo la parte tifoso dalla parte professionale, perché sembra che i tifosi sono dei beoti, che hanno bisogno di giornalisti per interpretare le cose. Non l'ho detto io. Ma fa passare un po' così, visto che il giornalista deve indagare per informare, anche come se sportivo. Il tifoso non fosse in grado di poterlo fare. Guarda, da scusa, solo. No, ti dico solo questo, io sono felicissimo perché se oggi interrompi, no, ma dico con sai i siti, dopo hai visto com'è. Sai, il giornalista è un po' geloso, certo. E dei siti, assolutamente siti? No, è stupendo perché i siti, se tu indaghi, hai delle opinioni, le scrivi Facebook, Twitter, eccetera, eccetera, leggono più voi che magari i giornali o i spettatori delle trasmissioni, quindi allora io non leggo siti. Odio internet, non sono capace a entrarci e manco ci voglio entrare, quindi non c'entra nulla con quello che volevo dire. Allora, io sono un consulente aziendale, quindi se mi consenti sono in grado di poter giudicare le aziende dal punto di vista economico, finanziario, del loro sviluppo. Quindi vorrei distinguere fra la parte tifoso e la parte professionale. Non mi sono mai presentato professionalmente in tutti questi anni. Anzi, a volte l'ho fatto io per te, l'ho detto io spesso, consulente aziendale. No, no, ma non lo devi dire, che non c'è bisogno. Adesso lo dico perché c'è un motivo stringente. Allora, come tifoso, intanto io, come ho fatto mercoledì della scorsa settimana, voglio ringraziare il presidente Damaschi, l'ho fatto personalmente, l'ho incontrato mercoledì allo stadio, per tutto quello che ha fatto per il Perugia, perché in effetti lui è stato molto coraggioso, è stato bravo, ha fatto tutto quello che aveva promesso di fare. Ha perfino ceduto le quote, come ha detto che avrebbe fatto, perché lui non era in grado di poterle portare avanti. E poi perché purtroppo era inciampato in un errore, cioè parliamoci chiari, lui non poteva far più il presidente del Perugia, quindi sarebbe stato, come dire, poco opportuno che rimanesse, ma non perché ha fatto un errore, eccetera, perché poi nella sostanza non poteva dirigere il Perugia a calcio. Questo poteva essere secondario, eh? Vai avanti. No, invece se l'ha fatto anche per questo, dimostra una grossa sensibilità, io l'apprezzo anche per questo fatto. Quindi io penso che naturalmente il passaggio delle quote è avvenuto in maniera naturale come promesso. E come promesso, io immagino che abbia ceduto a persone serie, perché lui ha detto, me lo ricordo bene nella sala dei notari, che avrebbe ceduto solo a persone serie e che davano garanzie massime per il Perugia. Quindi immagino che l'abbia fatto con questo spirito. Questo già è un grosso vantaggio che hanno Moneti e Santopadre, perché sono garantiti da Damaschi, perché sennò non l'avrebbe ceduto le quote. E questo parlo da tifoso. Adesso parlo da consulente aziendale. Quando i giornalisti scrivono delle cose sulle aziende, devono sapere quello che scrivono. Perché non è detto che non devono indagare, non debbono dire le cose, ma ne devono dire giuste. Allora, le cose sono due, o sono incapaci o sono in malafede. In malafede a Perugia, giornalisti non ne vedo, anche perché poi, insomma, giornalisti sono quelli che sono, no? Cioè, non ci abbiamo una scusate, i presenti mi scuseranno, ma cioè, voglio dire, come tradizione non ci abbiamo una grande tradizione giornalistica sportiva. Pochi, pochissimi, ma quelli che scrivono del Perugia in questo momento le tradizioni non ce l'hanno di sicuro. Perché? Scusa, è una curiosità, io e Mariano dove siamo in tabella? In lavagna? No, una battuta. Ma tu non sei un giornalista sportivo. Ah, perfetto. Vero? Sì. Di calcio dici che non ci capisci niente, quindi non sei un giornalista relativamente sportivo. Relativamente. Stefano Dottori, Remo Gas-
Gasperini. Non scrivono del Perugia. Claudio San Paolo. Non scrivono del Perugia, di quello che sto per dire io. Se mi fate finire. Oh, vai, vai. Volevo, io non ho interrotto nessuno. Sì, parentesi di 30 secondi sono accettabili. Vai benissimo, avanti. Andiamo avanti. Allora, si è partiti dicendo: Santo Padre ha venduto il marchio. È una cazzata. Non saprei definirla diversamente. Pericolosissima, tra l'altro. Non per noi, ma per Santo Padre, perché siccome campa d'immagine, Santo Padre, col suo marchio che sono in tutto il mondo, in tutta Europa diciamo, nel mondo non lo so, ma in Europa senz'altro, scrivere Santo Padre non è più proprietario del marchio è una cosa gravissima, e questo è il primo errore. Secondo errore, è nata la Forte Braccio con la benedizione dell'amministrazione comunale. Non si dice, perché non è vero, è falso, è stato smentito, è stato scritto, non va bene. Terzo errore, si dice, i nuovi soci cercano soci, la Coca-Cola, e non va detto. Intanto, come è stato scritto, non è stato detto, non è stato scritto con l'intento di dire, però i nuovi soci, bravi, vedi, conoscono anche la Coca-Cola, mi dispiace per loro, ma non è così. Io conosco il Conte Caracciolo di Napoli, che è il mandatario del marchio Coca-Cola in Italia. Ho fatto una telefonata e mi ha detto che la Coca-Cola non ha nessuna intenzione di entrare nel calcio. Prego. Non ho mai detto questa cosa. L'hanno scritta. Allora, queste sono cose pesanti. Cioè, sono cose che vanno valutate. Perché vengono scritte? Con che spirito vengono scritte? Poi uno sta a fare qui i pettegolezzi delle cose che vanno in giro. Tra l'altro mettono in discussione, per esempio, anche la professionalità del notaio che ha redatto l'atto. Perché quando uno dice che ci sono degli assegni postdatati a garanzia, questo è gravissimo, perché assegni postdatati non se ne possono fare. È stato scritto anche questo? No, è stato detto, sì. Se vanno in giro a dire queste cose. Io riporto. Se è per strada però non ci sono responsabilità. Lo so, ma siccome lo sentite, purtroppo potrei dire anche chi l'ha detto. Quando dicono ci sono assegni circolari postdatati, dimostrano l'ignoranza assoluta. Quando dicono è stato grave che non sono state date fideiussioni in Lega, invece sono stati portati assegni postdatati, dimostrano un'ignoranza assoluta delle tecniche bancarie. Allora, quando si danno tutte queste notizie, non so come quale fine, allora non va, te lo dico professionalmente, te lo dico, quindi lascia perdere il tifoso, allora non va bene, c'è qualcosa che non funziona. Queste cose qui non sono state mai fatte per nessun presidente. Vedi una longa manus? No, non vedo niente, io non vedo niente, constato le cose. I fatti sono questi, non va bene, non funziona. Allora, vuoi indagare su Santo Padre Moneti? Benissimo, fallo in maniera seria. Non ti fa mandare i dossier scritti da qualcun altro per motivi strani e poi li pubblichi come se fosse il Vangelo. Le cose vanno verificate. Mm. Il giornalista non deve solo saper scrivere, se no affastella parole. Deve verificare. Poi, quando entra in ambiti che non gli competono, dovrebbe avere il buon gusto, e delicatissimi, dovrebbe avere il buon gusto di verificare prima. Questo è gravissimo quello che sta accadendo, eh? Chiaro? Certo, risposte personali rispetto a colpe che non ho e quindi vado ad intuire. Sì. Se è stato visto, come credo risponda a verità, in compagnia di un addetto responsabile Coca-Cola, è accaduto questo? Era a Perugia con te? Ma no, io non sono mai venuto a Perugia con nessuno addetto della Coca-Cola. Non so da questa cosa, è uscita anche dalla Ferrero. Allora, premesso che, diciamo, con la mia azienda io sono uno dei clienti Coca-Cola più forti forse nel Lazio, però io non sono mai venuto a Perugia con nessun dirigente della Coca-Cola. Cioè, non so se hanno scambiato qualcuno con me per un dirigente della Coca-Cola, ma... Ne sai di più sulla Coca-Cola, Moreno? Non lo so, quello che ho letto. Quello che hai detto. Non so da dove esca questa cosa. Vabbè, accantoniamo la Coca-Cola, ma insomma, in un mondo di... Parliamo che ha venduto no, il marchio. No, di gossip. Dai, parliamo che ha venduto il marchio. No, volevo dire, dai, ecco, parliamo di questo, perché la Coca-Cola, se fosse voluta venire, non credo magari, che si ritragga. Magari, perché, ma magari, allora, ma magari. Okay. Magari. Il marchio non ne so molta di storia pregressa, ma se non sbaglio c'è stato un passaggio, è rimasta in capo a lui, ovviamente ci mancherebbe, il marchio è rimasto in capo a Santo Padre, ma è passato da una società all'altra. È stato scritto, Santo Padre non è più proprietario del marchio. È un errore. No, gravissimo! È una bugia. Scusa? È una bugia. Ecco. Dici? Non è così. Non è così. Santo Padre non è più padrone della Irle Group perché l'ha ceduta. Ah.
Ma non del marchio, però. Ma non del nessuno marchio. Ha scritto che non sì, era più padrone scritto, del marchio. È stato scritto sul giornale dell'Umbria. È stato un errore, via, un errore. Rischiamo qui di mettere in contrapposizione sì, voi due, ma ecco. Ma che voi due? Chi che io parlo di giornalisti? No, d'accordo. Sto parlando di giornalisti. Però ma sì, ma vanno fatti i nomi e i cognomi, perché non è che posso assumere Ferroni ha scritto. Perfetto. Se però ha scritto che l'IRL è passata di mano non il marchio, non ricordo. Santo Vabbè. Padre non è più proprietario del marchio, punto. Però il giornalista può fare un errore. Tu grave, lanci la malizia pilotata da qualcuno. Io non credo che è chi ha scritto errore. Quello sia pilotato da qualcuno. È un grave errore. Vabbè. Quella della Coca-Cola è un'insinuazione. Non hanno soldi per andare avanti, quindi cercano soci. E glielo chiediamo. Andrete da soli o cercherete soci? Da soli. Da soli? Ecco. Sì. Faccio anche un illustro della mia azienda, anzi invito ufficialmente anche voi a venirmi a trovare, così ve la faccio vedere. Capite forse... Beviamo un po' di coca. In quel no, la coca a me non piace, né la coca e né la Coca-Cola, questo deve essere chiaro. Mi raccomando, non lo dica, perché sennò qui pieno tutto al volo. Vabbè, comunque, non rientra nei miei canoni. Pur di sparare fango, aggiungiamo. Però il discorso è questo. Io... con cui ho un rapporto, diciamo, anche di simpatia. Ma io stavo parlando dei giornalisti. No, ho detto con Moreno, con cui ho un rapporto di simpatia. Quindi non ce l'ho con lui. No, ma lo sta diventando. Lo è. Scusate. Chi lo sta per diventare lo è, perché la pratica è pratica. Ma non lo è. Scusate, io non ce l'ho con lui. Prego. Parlo tranquillamente con Moreno, ogni tanto ci scherzo, mi confronto, qualche volta ci ho anche discusso. Però credo che il rapporto di stima e fiducia sia perlomeno da parte mia, poi da parte sua lui dirà la sua. La pregherei di essere accorto quando dice queste cose, perché altrimenti poi dice ma come? Ma Castellani non è il nemico di Moneti. No, io non ho mai detto che sia nemico di Moneti e non credo che lo sia, poi magari la domanda la fate a lui che ha sbagliato. Dai. No, ma io sono contento che tornino i conti. Le fiduzioni da coprire sono 300.000. La regia ha recuperato, mi dispiace, sì, eccolo qua, 300.000. Ha recuperato la grafica. Grande. La mandiamo in onda, ma non vogliamo diventare ridicoli. C'era quella fiduzione 300.000. Ma continua così. Va bene, l'ha così. Chiesto lui. Vai, facciamola. Facciamola. Spero che ti faccia solo piacere. Sì, sì, dov'è la contrarietà? Vogliamo. Sei consulente aziendale e lavori con i numeri. Facciamolo, dai. Ma non è un fare. Facciamolo perché. Task. Ma grazie che mi sono sbagliato, mica. No, fallo. Allora. 300.000 fideiussioni da coprire, che poi sarà un po' meno perché sono trascorsi dei tempi. 500.000 no, la rata. Non sono trascorsi, la fideiussione da coprire è 300.000. 300.000, perfetto. Facevo perché qualcuno mi diceva di alleggerire quella posizione. Rampi dice poco, quando incasserete dividerete con Damasca e Umbri. Poi la fideiussione che dovrete presentare per iscrivervi, speriamo, alla prima niente, divisione. Ma quella non c'entra niente, l'altro. No, dico, sarà un impegno futuro. Quello, io parlo di affidamento. Stai facendo confusione. Ma infatti questa grafica conta poco. No. Perché è me che la leggo. Era della scorsa settimana, parlavamo degli impegni futuri degli acquirenti, no? E si diceva il mercato... No, quanto hanno speso fino adesso? Per noi, guarda, te li faccio io le cifre, diciamo. È meglio, più o meno ad oggi, sia noi che Roberto... Non si urla, Chiavini, no, scusa. Prego. Da noi, diciamo, sia noi che con Massimiliano, anche se non mi piace parlare di cifre, perché poi... Chiavini cosa pensa delle dimissioni degli uomini della cordata da Maschi, ad eccezione di Arcipreti? Ma siamo in onda? Sì, siamo in onda, l'abbiamo ripreso. Si sono dimessi? No, è una domanda di uno spettatore. Io vorrei sapere chi sono e quali sono gli uomini. Va bene, ma mi sembra secondario. Si sono dimessi Gervasi e Angelucci. E Angelucci, che era quasi scontato forse. Ma sono essendo, amici intimi di Damaschi, no? Essendo appunto erano amici di Damaschi, sì, sembra naturale. Il calcio è così comunque. Non capivo perché venisse chiesto a te, ma è assolutamente non lo secondario. Ah, so perché me lo chiedono a me. Sì, certo. Non allora, ho più palle l'idea. Deve rientrare Moreno Castellani? Sì. Gli spettatori quello che vogliono. Volevi dire qualcosa, Moreno? No, sto ascoltando con estrema attenzione. Mi abbevero a questo importante consenso, visto che non sono neanche giornalista, quindi non bastano evidentemente i 350 articoli pubblicati, non bastano le 400 ore di televisione, non bastano i 200 servizi al telegiornale di questa televisione, evidentemente devo ancora imparare. Non te la prendere, era una battuta, ci sta sorridendo. I contenuti. Vediamo Chiavini che ci ride. Bene, allora, i contenuti. Eravamo...